È entrato all'interno della farmacia alle mie spalle dopo aver minacciato le farmaciste con un coltello, si è fatto consegnare circa 200 euro, una rapina a mano armata che si è consumata in pieno giorno in zona Tortaia alle porte del centro aretino. È successo attorno alle 16, qualche minuto dopo l'orario di apertura in via Alfieri. Credo che sia entrato quando hanno aperto, perché anche loro aprono le 3:30. Ti hanno raccontato qualcosa? Cosa è successo? È questo, mi hanno detto che è successo alle 3:30. Però insomma, come vivete voi adesso? No. Tranquilli? Sì, sì. Ora stasera magari non tranquillissimo, però di solito sì. Cioè, non è una zona malfamata, no? L'uomo è entrato dentro al locale a volto travisato con in mano un coltello. Dopo aver minacciato le due farmaciste si è fatto consegnare il contenuto della cassa, poi la fuga. Ancora troppo scosse per parlare le due vittime dell'assalto. In questo momento, se si può rimandare, va bene. C'era lei? Sì, io la con lei. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile della Questura di Arezzo. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.